Secondo alcuni siti web, segno zodiacale Bilancia, nata a Roma, il 19 ottobre del 1953, Barbara possiede una laurea in lettere, conseguita presentando una tesi in antropologia culturale. È la figlia maggiore di Carlo Palombelli, ufficiale di Marina, Emanuela Micheli e tre fratelli ai quali è molto legata. L'unica indiscrezione sui suoi guadagni riguarda il Festival di Sanremo 2021. Amadeus l'aveva scelta come co-conduttrice per la quarta serata della kermesse. Secondo i rumors, Barbara Palombelli avrebbe ricevuto un compenso pari a 25.000 euro. Ma non tutti sanno che Francesco e Barbara si sono sposati una seconda volta. Infatti, dato che il loro primo matrimonio era un rito civile, i due hanno deciso di ufficializzare la loro unione in chiesa soltanto nel 1992, a 10 anni di distanza dal loro matrimonio in comune. Anche questa volta la coppia ha deciso di tenere un basso profilo e di invitare solo gli affetti più cari, per non creare confusione e per non essere travolti dai mass media, visto da lì ad un anno Rutelli sarebbe diventato sindaco di Roma. La conduttrice però ha ammesso che lei e suo marito stanno pensando di risposarsi per una terza volta e questa volta potrebbero farlo fuori dall'Italia, forse a Las Vegas, dove vengono celebrati ogni giorno tanti matrimoni. Questa volta i giornalisti sono allerta, dato la dichiarazione di qualche tempo fa da parte della Palombelli, e non vedono l'ora di seguirli per immortalare il momento delle nozze nella città da sogno. La decisione da parte dei coniugi di risposarsi potrebbe essere soltanto un rinnovamento della loro unione e un modo goliardico e scherzoso di passare del tempo assieme, dichiarandosi amore eterno ancora una volta. Non ci resta che attendere per vedere se Barbara e Francesco si rinnovano nuovamente le promesse di matrimonio e se questa volta saranno accompagnati dai loro cari e dai loro amici, o se nuovamente festeggeranno la loro unione nel proprio intimo, come hanno fatto per i precedenti matrimoni.